All continuano a dare numeri che fanno spavento, spavento, fanno spaventare soprattutto chi chi sta alla Casa Bianca in questo momento, presidente Biden, e fa sorridere invece Donald Trump, ma non solo lui. Allora, dobbiamo credere a questi poll, è vero, variano, variano e varieranno, continueranno a variare, però ci sono alcune cose che continuano a rimanere costanti. Quello costante è che Trump resta in testa. Lui a livello nazionale, nel partito repubblicano, ha il 60% di, di gradimento a livello nazionale, mentre De Santis è rimasto fermo al 12% e Eli al 10%. E adesso è molto interessante notare una cosa, i soldi. Le campagne elettorali qui in America, come tutte d'altronde in democrazia, hanno bisogno di soldi, ma particolarmente qui. Bene, Trump ha raccolto, secondo gli ultimi dati, già 60 milioni di dollari, quasi coincide praticamente con, scusate, 57 milioni di dollari, che coincide col suo 60%. Diciamo che Trump ogni milione che spende un punto di, eh, nei sondaggi, mentre De Santis che ha speso 31 milioni, che ha raccolto 31 milioni, e invece al contrario, cioè, eh, De Santis deve spendere il doppio per raggiungere un punto. La stessa cosa a Nichieli che ha soltanto raccolto fino adesso 18 milioni, ma c'è una novità. Nichieli, la ex governatrice ed ex ambasciatrice, ha adesso l'appoggio dei fratelli Coach. Questi fratelli Koch, non so se le ricordate, ma sono dei miliardari che, che di solito appoggino sempre un candidato, di solito vincente del partito repubblicano, infatti avevano appoggiato Trump, ma adesso hanno scelto Nikki Haley. E lo stesso per esempio il CEO della, della Morgan Chase Manhattan, una delle, 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 delle banche più importanti eh, degli Stati Uniti, che dice assolutamente non scegliete Trump, scegliete Nikki Eli. Ma più dicono così e più invece a livello nazionale i sondaggi vanno verso Trump. E, adesso, e Biden, Biden Presidente Biden, come sta? Continua a star male nei sondaggi perché non va oltre Biden, non va oltre nell'approval rating del 38,2% chi lo e eh, chi invece non, eh, non, non lo vede favorevolmente sono addirittura il 54,7%. Attenzione, adesso vi do un dato che è molto importante. Io vi ho parlato qualche settimana fa del figlio di Robert Kennedy, Robert Kennedy Jr. e vi avevo detto che aveva già dei dati sorprendenti. Bene, questi dati continuano a essere sorprendenti e continuano a vederlo in testa in un programma di... Eh, di Cuomo, eh, Chris Cuomo, un giornalista famoso qui, figlio dell'ex governatore, fratello dell'ex governatore di New York, era stato cacciato la CNN. Adesso c'è una trasmissione sua. Bene, ha avuto ospite James Carville. Chi è James Carville? James Carville è uno, strate uno stratega del Partito Democratico che ha sempre aiutato i candidati democratici e che lui lo dice apertamente, lui, lui piace cosa ha fatto Biden fino a questo momento, ma James Carville in quella trasmissione, intervistato da Cuomo, diceva, non so cosa sta succedendo, è una cosa imprevedibile, ma c'è RFK Kennedy che sta prendendo un sacco di consensi. E io vi do soltanto questo, questo dato. Nell'indice, nell e questo è un indice di Harvard, cioè di un poll di Harvard. Nell'indice continua Araf K a battere tutti, cioè lui è al 52%, soltanto nell'indice di, 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 di simpatia di, di, di chi negli Stati Uniti eh, voterebbe per lui. Se si votasse oggi, Trump vincerebbe con 41%, mentre Biden rimarrebbe al 34%. RFK, K., che come, come sondaggio generale di simpatia batte tutti, ma nel voto arriva al 17%. Ma che cos'è quel dato? Quel dato è quello che aveva Ross Però quando fece vincere la Casa Bianca, praticamente, a Bill Clinton contro Bush.